Ciao gente, oggi vi faccio vedere come fare le patatine fritte con il nuovo Progenic T22. Allora, accendiamo il nostro Progenic T22, mettiamo il programma patatine fritte, lui andrà subito a 195 per 20 minuti, prima lo preriscaldiamo. Ci vorranno 5 minuti per arrivare a 195 gradi. Al posto delle classiche patatine a bastoncino ho voluto prendere queste patatine qua, che è un impasto alla fine di patata e impanata. Vediamo se rimangono belle morbide e cotte perfettamente dentro, ma soprattutto se rimangono belle croccanti fuori. Bene, siamo arrivati a temperatura, quindi apriamo lo sportellino. Devo dire che è bello caldo, quindi aggiungiamo le nostre patatine. Bene, inseriamo le nostre patatine all'interno del nostro Progenic T22 e il programma partirà automaticamente. Cosa succede? Che fra 10 minuti la macchina inizierà a suonare e mi dirà che dovrò shakerare, muovere il cestello in modo che la cottura sia uniforme e poi richiuderò il cestello e la macchina partirà nuovamente per altri 10 minuti. Come avete potuto sentire, la macchina ha fatto un bip 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 bip, perché la macchina per certe impostazioni, per certi programmi, è appunto impostata che a metà cottura bisogna aprirla e shakerare il prodotto, in questo caso come potete vedere le patatine. Quindi richiudiamo, lei parte per altri 10 minuti. Bene, la macchina ha finito di cuocere, quindi apriamo lo sportellino. Ed ecco pronte le nostre patatine. Bene, le nostre patatine sono pronte, quindi facciamo un test. Devo dire che internamente sono cotte perfettamente. Il test patatine fritte è passato egregiamente, quindi tanta roba da provare.